avvicinato, diceva: se... che ti tengo a fare? Eccolo qua, Tino, il portone incriminato. Via Piccinato 17, dove ci sarebbe un'abitazione popolare usata come foresteria, cioè all'occorrenza, e dove, secondo quello che abbiamo saputo dal nostro informatore, pare che i consumi delle utenze, luce, gas e acqua, siano pari a zero, così fosse sarebbe... Grave, perché la casa popolare, ci hanno detto, secondo piano. Possiamo non andare a vedere? Come no? Dobbiamo andare a vedere. Ci stiamo occupando, non so se conosci il nostro lavoro, da tempo, della faccenda delle case popolari vuote, lasciate vuote da chi le ha segnalate. Non lo so. E qui ce ne segnalano una. Vabbè, non ci sta più già la signora. Sì, dico. Hanno messo già la porta blindata, quindi non può entrare più. Quindi questa qui che rimane chiusa, sì, c'è già la porta blindata, l'hanno già sistemata. Da quanto loro, tempo sono loro chi? No, già una. Quelli dell'Arca? Non lo so se o loro stessi. No, quelli della, delle case popolari che vennero delle guardie. Ma quando è successo? C'è un anno, quasi un anno e più, mi sa, un anno e qualcosa. Che è stata sigillata. Sì, non voglio essere presa perché non. No, signora, non. Mi faccio i fatti miei, però sta blindata. Quindi ora sta blindata la porta. Anche più di un anno che è blindata. Anche più di un anno. Tino, e quindi è proprio il caso di dire che è inutile bussare, non risponderà nessuno. Figurati suonare pure il campanello. Non c'è l'Enel. Non c'è niente. Non... E quindi, Tino, questa cosa... si infittisce. Oh. Eh sì, dovremo approfondire, anche se il fatto resta molto grave, perché la casa è chiusa, non nell'accezione quella della casa, è chiusa e blindata, da più di un anno, avete sentito? Può una casa popolare restare chiusa da più di un anno con la fame abitativa? Dai Tino, non è giusto, non è corretto. D'ora in poi, per piacere, solo segnalazioni in palazzi con l'ascensore, per cortesia. Sì. Bene, e la cosa ha stupito molto anche noi, perché al secondo piano abbiamo trovato quella situazione di casa blindata, sì, che disconoscevamo, perché invece la segnalazione, caro Tino, riguarda questo appartamento, al piano sopra. Allora, intanto... È inutile? Ma vabbè, inizia tu. Inutile suonare. Non risponderà nessuno. E forse nemmeno bussare servirà a qualcosa. Probabilmente bisogna bussare in codice. Ma non sembrava più. E tu mi dirai. Ti dirò. Ma può darsi che sono al lavoro. Può darsi che sono al lavoro? Me lo stai chiedendo? Certo. Può darsi che stiano a mangiare da familiari? Può darsi. È l'ora di pranzo più o meno. Può darsi che siano andati a fare la spesa? È probabile. Me lo stai chiedendo? Sì. E io invece ti potrei dire che secondo il nostro amico Aumma, pare che i consumi di questa abitazione siano pari quasi a zero. Oh. Elettrici, di gas, di acqua. Elettrici non ci sta. No, può darsi che ha staccato il contatore per sicurezza, no? Quindi non ci sta. Perché pare vivano altrove. Pur conservando il diritto della casa popolare. E questo non si fa. Qua funzionerà il citofono, il campanello. Funziona, c'è l'elettricità. Ci sarà qualcuno? O saranno anche andati loro a fare la spesa, a lavorare? No, c'è qualcuno. Buongiorno mio caro, Antonio Locotte. Ci stiamo occupando della faccenda delle case popolari vuote. Di fronte. Abitano o non abitano? Qui sì, mo stanno abitando, sì. Giù no. Vabbè, giù è chiusa.
Ma qui vengono ogni tanto. Non no, abitano tutti qua. Prima non era così. Venivano ogni tanto, accendevano, facevano e poi. Sì, è così. Là. Ora invece abitano tutti. Sì, abitano tutti. Strano è giù che l'hanno chiuso. Non abitano più a Stomazelli là? No, no. Perché tu lo sai che hanno la casa lì loro. Sì, però non mi interessa. Ma... Lo so, però vedi, addirittura non funziona il campanello. Non vengono qua. Lì abitano, giù no. E d'ostonomo? Abitano, però sta tutto aggiustato, non possiamo muovere nuovo, tutto qua. Ho capito. Ragazza, una... E chi sono? Non sono quelli la che... La figlia. Indagando, Tino, si capisce forse perché... Era comodo avere la casa perché al distacco dalla famiglia d'origine si ha un posto sicuro in cui stare. La casa popolare, Tino, la casa popolare. Beata Cipote. Beata Cipote, Tino, Beata Cipote. Comunque lì stanno abitando. Da ora, però per un periodo non hanno abitato. È stato a lungo senza che nessuno abitasse. Quanto tempo? E non era quella che la casa che volevo sapere io, signore. Da quanto tempo questi signori non abitano questa casa qua? Come? Stanno facendo i lavori, stanno. Sì, prima di cominciare i lavori perché magari si sposta qualche familiare a vivere qua. Per quanto tempo non hanno abitato qui? Anche perché i consumi sono pari a zero, acqua, luce, gas. Sì, lo so, ma io non te lo posso dire perché non sto sempre a guardare i fatti degli altri. Vabbè, ma sai se uno abita o non abita. No, non ora che stanno rifacendo tutta la cosa. Parlo di quanto tempo prima non venivano ad abitare. Non te lo posso... Cioè, non mi ricordo neanche io se stavano o meno, capito? Non ne so niente. Non ne sai niente, no, non ti posso dire niente perché io non faccio i fatti miei. Non vedo, non sento e non parlo. Ed è giusto. Qua buongiorno cammina, se no ti litighi. Quindi meglio... È meglio non litigare, meglio, hai ragione, meglio non litigare, meglio non litigare.